Sindaco, oggi una bella manifestazione che unisce Tolentino a Cascia, San Nicola e Santa Rita. Sì, già eravamo uniti con Santa Rita perché è una santa molto venerata in Italia e nel mondo, come San Nicola d'altro canto. Però ecco, ci unisce l'agostinianità, cioè i due santi sotto Sant'Agostino e l'ispirazione agostiniana. Quindi questo farà sì che queste due città, Cascia e Tolentino, possano in questo inizio di gemellaggio, quindi di sostanziale rafforzamento di un legame che comunque era già forte, possano crescere sotto la benedizione e l'insegnamento di questi due santi. E con loro naturalmente abbracciamo tutti coloro che insieme a noi hanno voluto questo gemellaggio, questo rafforzamento, dal priore provinciale al priore locale, a padre Luciano che ha lanciato questa iniziativa insieme al sindaco di Cascia, che ringrazio, Mario De Carolis, e naturalmente non possono ringraziare Sua Eccellenza Nazareno Marconi, ma ancor di più per essere stato qui con noi oggi l'arcivescovo di Spoleto, Sua Eccellenza Illustrissima Renato Bogardo, ecco, perché hanno celebrato questa messa bellissima in memoria proprio e a suggello di questo gemellaggio che ci porterà ad andare adesso subito a Cascia il 21 e il 22 con una parte dell'amministrazione, e poi loro torneranno in settembre, e poi credo il corpo di San Nicola si recherà proprio, sarà portato a Cascia in ottobre in occasione appunto della celebrazione di Santa Rita. Sindaco, due città che nel nome degli agostiniani e di due santi quali San Nicola e Santa Rita si trovano uniti sotto questa fiaccola che per il 63° anno fa un percorso appunto per unire dei territori. È un'emozione molto, molto forte, perché questo legame tra i due santi, tra San Nicola di Tolentino e Santa Rita, erano quasi contemporanei, dunque hanno un legame forte, e le due città da sempre hanno questo anello di congiunzione che è la comunità agostiniana, che quest'anno tra l'altro sono 25 anni dalla sua costituzione, e loro sono i due santi protettori principali. Per noi di Cascia venire qui e stare qui, diciamo, nella chiesa di San Nicola è stata un'emozione grandissima. Un'emozione per questo legame che poi, ecco, è rafforzato anche con questa amicizia con il sindaco, una persona squisita. Ci siamo battuti su diverse riunioni del sisma, perché siamo colpiti tutte le nostre città, tutte e due, nella stessa identica maniera. E poi c'è stata la pandemia. Dunque questo momento quasi di ripartenza, perché l'anno scorso non l'abbiamo potuta fare, dunque questa ripartenza ha un significato forte che noi dobbiamo darci la carica, come dicevamo prima, proprio per portare fuori da queste chiamiamole secche tra virgolette le nostre comunità e farle ripartire più forti di prima.